chiama Capri Anderson, 22 anni e già protagonista di svariati film a luci rosse, la donna che era in compagnia di Charlie Sheen nella sera in cui l'attore è stato trovato incosciente a causa di un mix di alcol e cocaina, dopo che egli stesso aveva distrutto una suite del Plaza Hotel di New York. Sono emersi anche nuovi dettagli sulla turbolenta serata. Sheen e l'attrice, al secolo Christina Walsh, si erano conosciuti poco prima al bar dell'hotel e avevano deciso di concludere la serata in camera. Quando la situazione è degenerata e l'attore ha cominciato a mettere sotto sopra la suite accusandola di avergli rubato portafoglio e cellulare, la Anderson, in déshabillé, si è barricata in bagno per chiamare aiuto. Sheen non è nuovo ad avventure del genere, già in passato tabloid e giornali scandalistici lo avevano pizzicato con prostitute o attrici di film hard. L'attore si era recato a New York per visitare la ex moglie Denise Richards e le sue due figlie, che alloggiavano in un'altra suite del Plaza al momento dell'incidente.